Aumentano ancora le vittime del coronavirus in Molise. Pirin è stato ucciso da una sindrome gravissima, così il responsabile della terapia intensiva del Cardarelli, Flocco, ha commentato il decesso della vittima più giovane della pandemia. Il 39enne albanese lascia moglie e due figli. Muore anche un'anziana di Frosolone. 21 i nuovi contagi con un tasso di positività al 5,34%. In Molise è presente una variante del virus? Lo sapremo nelle prossime ore. Il commento del presidente della regione Donato Toma, che attende l'esito degli esami dell'istituto zooprofilattico. Riunione Fiume intanto per attivare i posti letto di area medica al Gemelli. Vaccini pronte 22.100 dosi per l'inizio della seconda fase. Zona rossa in Basso Molise, 28 comuni blindati per limitare il contagio. Il sindaco di Termoli Roberti preoccupato per la tenuta degli ospedali. A Campomarino il sindaco predispone nuove misure di monitoraggio. La polizia stradale di Isernia ha intercettato sulla Trignina un camion con due bobcat nel rimorchio, rubato nella notte a Cesena. I banditi si sono lanciati dal tir in corsa fuggendo a piedi nei boschi. È partita la caccia all'uomo in tutta la zona. Abiti da lavoro sono stati rinvenuti lungo un sentiero. Eroico il modo in cui gli agenti hanno fermato la corsa del camion. Da oggi Campobasso ha il suo giardino della rinascita, dove mettere a dimora un nuovo albero in memoria di una persona cara scomparsa. Infine lo sport, il calcio, l'Olimpia Agnonese esonera Stefano Senigallesi e si affida ad Andrea Liguori. Lupo inarrestabile, a Fiuggi quarta vittoria consecutiva con una doppietta del professor Cogliati, vasto Girardi da playoff. Bentrovati, nuova edizione del TG di Teleregione, tante notizie, la zona rossa per 28 comuni complessivamente del Basso Molise, l'attesa per l'esito dei campioni inviati all'istituto zooprofilattico e per capire quindi se si tratti di una variante, ma ci sono i numeri in apertura, quelli dell'ultimo bollettino, due i decessi, le vittime ora sono 295, c'è quella più giovane che è un uomo di 39 anni, un albanese di stanza a Campomarino che lascia moglie e due figli. Sul caso si è espresso il primario della rianimazione, ha detto era affetto da una sindrome di Covid gravissima. I nuovi casi sono 21, ma sono stati processati pochi tamponi, 393. Sentiamo tutto nel servizio. La furia del Covid si abbatte sul Molise senza freni, altri due decessi in queste ore e adesso complessivamente sono 295. Non ce l'ha fatta un uomo di soli 39 anni, Pirin Liesciai, albanese da anni residente a Campomarino, e la comunità si stringe attorno alla moglie, 25enne, e ai loro due figli. Aveva una forma di infezione gravissima, le parole del primario della rianimazione del Cardarelli, Romeo Flocco. Non ce l'ha fatta anche un 86enne di Frosolone, che era ospite della RSA di Sant'Elena Sannita. Altri due ricoveri in malattie infettive, col reparto che nonostante quattro dimissioni è sempre più al collasso, considerando i 69 degenti, mentre sono 10 i pazienti in terapia intensiva. Pochi i tamponi processati, come in ogni weekend, 393. Dai test sono emersi 21 casi e l'indice di positività è sceso al 5,34%. I guariti sono 68 e gli attualmente positivi 1.359, in isolamento invece risultano 1.561 persone. A Campomarino intanto polizia, municipale, carabinieri, associazioni di volontariato, Croce Rossa hanno allestito nel parcheggio del palazzetto dello sport i tendoni della protezione civile, deputati a ospitare i cittadini che si sottoporranno a tampone rapido. Lo screening proseguirà fino a giovedì 11 febbraio. È stata una giornata di riunioni Fiume tra i vertici del Gemelli Molise, dell'ASREM e della struttura commissariale per l'attivazione di altri 10 posti proprio al Gemelli. Ne abbiamo parlato col presidente della regione Toma, che aspetta i risultati dei tamponi per capire se si tratti di una variante. Ascoltiamo. Presidente Toma, in Molise è presente una variante del virus? Non ancora lo sappiamo con certezza, penso che oggi avremo la comunicazione dei risultati di questa specifica analisi. Certo che la velocità di trasmissione è un po' anomala. Senta, Presidente, quanto è preoccupato? Abbastanza. La preoccupazione ci aiuta a decidere più velocemente e a decidere meglio. Devo essere preoccupato, altrimenti sarei incosciente.
Senta, in mente, Presidente, anche altri provvedimenti, non lo so, magari che riguardano anche altri territori del Molise. Ricordiamo che per il momento è interessato il distretto sanitario di Termoli, tranne 5 comuni. Cosa ha in mente? Beh, in realtà noi stiamo osservando tutti i distretti sanitari. Il distretto sanitario di Termoli aveva la necessità, come comunicatomi da ASREM, di un intervento particolare più restrittivo che abbiamo fatto. Tra l'altro, a fine settimana rivaluterò la posizione di alcuni comuni per capire se anticipare l'uscita dalla zona rossa oppure mantenerla fino al 21. Poi dipende dal comportamento anche dei molisani. Se i molisani saranno particolarmente virtuosi, io penso che riusciremo ad abbattere la curva dei contagi. Ecco, Presidente, appunto, un messaggio ai molisani, velocemente, cosa dice ai molisani? Prima di tutto, evitiamo gli assembramenti, ragazzi, fuori dai bar, è pericoloso sostare. Si consuma e si va a casa, si consuma e si va via, non ci si trattiene fuori dai bar. Evitiamo gli abbracci, evitiamo le effusioni fra amici, sono pericolose. Mi raccomando, le mascherine, tenere sempre la mascherina, possibilmente anche in casa, specialmente se ci vengono a trovare persone che non sono conviventi abituali. Disinfettiamoci, laviamoci spesso le mani, solo così potremo abbattere questa maledetta curva dei contagi e potremo tornare di nuovo, a stare insieme e ad avere dei rapporti sociali normali. Presidente, vaccini. Il Molise avrà a disposizione 22.000 dosi per la seconda fase, per l'inizio della seconda fase. Questa è una buona notizia. È un'ottima notizia. Stamattina il commissario straordinario Arcuri mi ha recapitato una lettera in cui tra quelli consegnati e quelli che ci verranno consegnati entro la fine di febbraio avremo 22.100 dosi. Potremo comunque vaccinare gli ultraottantenni, vaccinare i medici liberi professionisti, gli odontoiatri, gli addetti alla poltrona, i farmacisti, coloro i quali sono addetti ai prelievi nei laboratori perché corrono anche loro un gran rischio. Insomma, i farmacisti, già ve l'ho detto, perché i farmacisti? Perché in un paese dove c'è un unico farmacista, se si ammala il farmacista, sono problemi per quella popolazione. Insomma, è positiva la notizia. Ultima cosa, Presidente, lei ieri a Teleregione ha dato una notizia importante, è quella dell'attivazione di 10 posti di area medica al Gemelli. È già concreta questa possibilità, così da alleggerire malattie infettive al Cardarelli, perché i reparti sono in grandissima sofferenza? La possibilità è già operativa. Io ho partecipato stamattina alle 10 ad una prima riunione che proseguirà, si sono aggiornati al pomeriggio, nella quale ASREM, struttura commissariale, Direzione Generale della Salute e Management del Gemelli stavano concordando chi fa cosa e come, che il problema principale non è la struttura. Noi i posti ce li abbiamo a disposizione, il Gemelli ce li mette a disposizione. Il problema principale è il personale e bisogna risolvere questo vulnus. Come sappiamo, da ieri sera complessivamente 28 comuni del Basso Molise sono in zona rossa. Andrea Vertola ha intervistato il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, che si è detto preoccupato soprattutto per lo stato degli ospedali. Sentiamo. Strade semideserte, negozi chiusi, volanti delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle regole. Termoli e tutti i comuni del Basso Molise si risvegliano in zona rossa. In questo territorio si è registrato il picco di contagi in regione, il 75% dei casi. Parte da qui. Ieri la decisione da parte del presidente della regione, Donato Toma, che ha emanato una nuova ordinanza per contrastare quanto più possibile il contagio. All'interno della zona rossa 28 comuni, gli stessi che saranno presi in considerazione nello studio che sarà effettuato dall'ASREM sulla possibile presenza di una variante del virus. La zona rossa intanto varrà fino al 21 febbraio. A preoccupare i sindaci e i cittadini anche la situazione relativa agli ospedali. Un ulteriore picco di ricoveri metterebbe ancor più alle strette l'intera rete d'emergenza. Sul punto abbiamo ascoltato le parole del sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Se ci basiamo esclusivamente sui dati dei contagi, qualcuno potrebbe obiettare l'esistenza di una zona rossa. In realtà,
Noi sindaci abbiamo notato in questi ultimi 10 giorni che questo virus è differente da quello che finora abbiamo in qualche maniera osservato. Basti pensare che Termoli i primi di dicembre conteggiava circa 277 positivi, Campobasso 327, 357, Isernia 327. Ma nonostante questi numeri, il quadro clinico dei pazienti che in qualche maniera erano stati contagiati non mostravano segni così gravi come invece ci stiamo accorgendo in quest'ultimo periodo, soprattutto in quest'ultima settimana nel Basso Molise, perché vi è un rapido, la diffusione rapida del contagio, e soprattutto la situazione clinica è preoccupante, perché purtroppo i pazienti, se prima la maggior parte riusciva a superare questo contagio in maniera sintomatica, oggi invece vediamo che un buon 90% presenta segni veramente preoccupanti e un quadro clinico preoccupante. Questo metterebbe a rischio la tenuta degli ospedali, perché purtroppo necessitano veramente di terapie presso i nosocomi, e quindi sulla base di questi dati abbiamo deciso di creare questa zona rossa per far sì che i contagi si possano al più breve contenere, arginare, e quindi riuscire a spegnere questi focolai. Il fronte variante, quindi la possibilità come è stata prospettata? Io credo che questo dubbio ce l'abbiamo tutti, perché non si giustifica come in un arco di 10 giorni ci sia stato una ripresa del contagio veramente preoccupante, e soprattutto è una diffusione molto più rapida. Quindi crediamo sicuramente che questa è una variante rispetto a quello che finora abbiamo osservato. Come abbiamo sentito, a Campomarino aumentano le attività di screening. Andrea Vertolo ha sentito il sindaco anche di questo comune, che era già zona rossa, per Donato Silvestri. Sentiamo. Sindaco Silvestri, Campomarino da qualche giorno già in zona rossa, adesso anche diversi comuni del Basso Molise. Qual è la situazione in generale, cosa bisogna fare adesso? Beh, diciamo che noi quello che dovevamo fare l'abbiamo già fatto, perché è una settimana che siamo già in zona rossa, quindi stiamo facendo i controlli, stiamo organizzando attività di natura diversa, come ad esempio uno screening di massa che inizierà domani. Inoltre con i vertici ASREM locali abbiamo dato una sede per i medici della USCA. Uno screening di massa che inizierà domani, martedì 9, e inoltre una sede per i medici della USCA presso Campomarino Lido, dove è la sede normalmente della Guardia Medica Estiva. Preoccupa anche la variante, l'ASREM sta studiando questa nuova mutazione del virus. Sappiamo che l'ASREM, la regione, stanno indagando questa variazione, e hanno interessato anche l'istituto zooprofilattico, che sta appunto analizzando i campioni dei tamponi eseguiti. La cittadinanza, c'è preoccupazione? Sì, c'è molta preoccupazione, perché il virus è molto, molto aggressivo, dal punto di vista della virulenza è molto forte, ecco, quindi è molto aggressivo e pone molta preoccupazione nei nuclei familiari dove c'è un contagiato. Ecco. Sarà anche un coordinamento tra i vari comuni adesso in zona rossa? È già stato predisposto qualche lavoro? Sì, ieri, prima ancora che venisse dichiarata la zona rossa, ci siamo collegati un po' i comuni limitrofi a Campomarino, un po' con tutti quelli dell'ambito sociale, che fa capo a Termoli, proprio per cercare un'unione di intenti nel coordinare le attività. Poi è sovraggiunta la zona rossa, e quindi adesso chiaramente è molto più agevole da un punto di vista coordinare queste attività, limitare lo spostamento delle persone e cercare di contenere l'espandersi del virus.
Ed ora sentiamo cosa si può e cosa non si può fare in questa vasta area di zona rossa. Zona rossa a Termoli, Acquaviva, Colle Croce, Casa Calenda, Castelmauro, Civita Campomarano, Colle Torto, Guardialfiera, Guionesi, Larino, Mafalda, Monte Cilfone, Monte Falcone del Sagno, Monte Mitro, Monte Nero di Bisaccia, Montorio, Nei Frentani, Palata, Petacciato, Porto Cannone, Ripa Bottoni, Rotello, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Maiano, Tavenna e Ururi, oltre a Campomarino, già zona rossa da diversi giorni. L'ambito è quello del distretto sanitario di Termoli, lo ha deciso il presidente della regione Donato Toma dopo aver letto la relazione dell'ASREM, zona rossa in Basso Molise, tranne che in 5 comuni fino al 21 febbraio, vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio comune, salvo per motivi di lavoro, necessità e salute, ed è obbligatoria l'autodichiarazione. Bar e ristoranti chiusi, possibile solo asporto o consegna a domicilio, chiusi tutti i negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità, aperti edicole, tabaccherie, farmacie, parafarmacie, lavanderie, aperti anche parrucchieri e barbieri, chiusi i centri estetici, DAD per le scuole secondarie di secondo grado, aperte solo infanzia ed elementari, chiusi musei, mostre, teatri, cinema, palestre, sale scommesse, bingo, per i mezzi di trasporto pubblico consentito il riempimento fino al 50%. C'è stato in call conference oggi il Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica convocato dalla Prefettura di Campobasso, a cui hanno preso parte tutti i sindaci dell'area bassomolisana, in generale della provincia di Campobasso. C'era anche il sindaco Gravina, che peraltro ha annunciato che dopo l'intensificazione dei controlli già dei giorni scorsi con la polizia locale ha previsto un ulteriore aumento del monitoraggio antiassembramento, e appunto in questo incontro è stato deciso che ci sarà naturalmente tolleranza zero e controlli serrati per impedire gli spostamenti non motivati e gli assembramenti. Inoltre il questore di Campobasso Conticchio, che poi ha avuto un successivo summit con i sindaci Roberti, Bellotti di Guglionesi, Silvestri di Campomarino e Contucci di Montenero, ha definito la suddivisione in tre macro aree del Basso Molise: Termoli, Larino e Castelmauro, e in base a questa ripartizione scatteranno dei controlli appunto molto intensi per impedire spostamenti e assembramenti. È un momento molto delicato, quindi bisogna stare ancora più attenti. E poi sono arrivate i commenti all'ordinanza di Toma, i commenti dalla parte politica. Partiamo con le dichiarazioni di Vittorino Facciolla, il leader del PD in Molise, che dice: ci chiediamo perché questa decisione non sia stata presa prima. Il numero di contagi è cresciuto in modo vertiginoso in Basso Molise, il monitoraggio degli ultimi due giorni riporta in modo inequivocabile il dato che ben il 30% dei nuovi positivi è di Termoli, il 50% se si considerano le due città di Termoli e Campomarino. Gli ospedali non hanno più posto in terapia intensiva, i nostri malati iniziano a essere trasferiti fuori regione, per ora a Vasto. Bisognava cercare di impedire in tutti i modi che il virus potesse continuare a diffondersi. Sulla stessa lunghezza d'onda c'è Tecla Boccardo, segretaria regionale della UIL, che parla di un'ordinanza tardiva e forse incompleta. Il presidente della regione è un po' come quegli studenti che, invece che applicarsi con metodo, dice Boccardo, con costanza, seguendo le indicazioni, si arrabattano, lasciano passare i giorni senza combinare nulla e poi all'ultimo momento tentano il colpo fortunato. Quindi una critica durissima da parte di Tecla Boccardo. E altrettanto forte è la dichiarazione di Patrizia Manzo, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Anche lei parla di un'ordinanza tardiva. Sono mesi che si inseguono i contagi, dice Patrizia Manzo, che non viene fornito ai cittadini un report dettagliato, che i sindaci lamentano l'assenza di comunicazioni tempestive. È stato perso tempo quando ce n'era, quando invece sarebbe stato utile organizzare un'assistenza sanitaria con tempestività e quando sarebbe stato importante potenziare l'assistenza territoriale.
e quindi questa la presa di posizione dell'esponente pentastellata. Ed ora veniamo alle disposizioni del presidente del Tribunale di Larino, il giudice Michele Russo, in base appunto all'ordinanza del presidente della regione, ha stabilito che questa ordinanza, che sarà in vigore per i prossimi giorni, esenta tutti i testimoni dalla partecipazione alle udienze e rinvia la loro escussione a una data nonché a un'altra data, nonché l'esclusione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancata comparizione dei testimoni stessi, che di fatto sono impossibilitati a causa dell'ordinanza del governatore della regione, quindi rinviata la comparizione dei testimoni. Ed ora andiamo al pronto soccorso dell'ospedale di Isernia, dove si registrano anche qui diverse e gravi criticità. Nell'area grigia attualmente ci sono due pazienti ultra novantenni positivi al coronavirus e peraltro in condizioni gravi. Uno dei due di Termoli, proveniente dalla RSA del Santissimo Rosario di Venafro, ha il casco per favorire l'ossigenazione. L'altra persona, meno grave, è comunque in condizioni critiche ed è arrivato in pronto soccorso dalla propria abitazione. Entrambi i pazienti non possono essere trasferiti a Campobasso perché, abbiamo detto, non ci sono posti in terapia intensiva. Il rischio è che tutte le strutture ospedaliere divengano promiscue con malati Covid e non Covid, e la sensazione, ha detto il dottor Pastore ai nostri microfoni, è che la situazione possa implodere da un momento all'altro. E siamo a Isernia, ma cambiamo argomento. La polizia stradale ha intercettato sulla Tregnina un camion rubato la notte scorsa a Cesena. I banditi si sono lanciati dal tir in corsa quando hanno visto i poliziotti alle calcagna e sono fuggiti a piedi nelle campagne. È partita quindi la caccia all'uomo in tutta la zona. Abiti da lavoro sono stati rinvenuti nella boscaglia. Eroico il modo in cui gli agenti hanno fermato in corsa il camion. Sentiamo Nicola De Santis. Siamo a Gambettola, in provincia di Cesena. Alle 6 di mattina un imprenditore si reca sul cantiere scoprendo che nella notte è stato rubato un camion con a bordo due bobcat oltre a diversi macchinari. Valore complessivo della merce sparita circa 400.000 euro. Immediatamente allerta le forze dell'ordine specificando che sul mezzo pesante è montato un GPS, antifurto satellitare, che serve ad identificare i veicoli in qualsiasi parte del mondo. Quando sono ormai le 8 di mattina, il GPS individua il camion in fuga sulla Trignina. La polizia stradale di Isernia, con l'ausilio delle volanti, dispone allora quattro posti di blocco lungo la statale. All'altezza del bivio per Sessano, la Polstrada intercetta il mezzo pesante, intimando l'alta al conducente, che per tutta risposta rallenta la corsa in prossimità di una piazzola di sosta e si lancia assieme al passeggero dal mezzo in corsa. La stradale, con una manovra coraggiosa, riesce ad arrestare la corsa del camion e dirama l'allarme a tutte le forze dell'ordine. Nella concitazione del momento si odono anche degli spari, forse esplosi in aria dagli agenti per interrompere la fuga dei malviventi. Su tutto il territorio, con l'ausilio delle altre forze dell'ordine, scatta la caccia all'uomo, che vede impegnate decine di persone tra polizia e carabinieri. Nel bosco che costeggia l'università vengono ritrovati anche degli abiti da cantiere, verosimilmente abbandonati dai fuggitivi. Intanto il tir con i mezzi da lavoro viene portato in questura, a disposizione della polizia scientifica. Al momento non vi è traccia dei due malviventi, probabile che dall'Emilia-Romagna fossero diretti in Campania, ma il loro tentativo è stato bloccato dal GPS e dalla prontezza della polizia di Isernia. I carabinieri di Venafro, a seguito di un servizio straordinario per il controllo del rispetto delle normative anti-Covid nei luoghi di ritrovo dei giovani, anche con il concorso delle pattuglie delle vicine stazioni, hanno dimostrato quanto sia necessaria l'azione di contenimento posta in campo. Infatti sono state contestate ben 21 infrazioni ai divieti di assembramento o per il mancato uso della mascherina, per un importo complessivo di 8.500 euro. 9 le infrazioni alle norme del codice della strada per 630 euro. Inoltre un ragazzo del posto è stato denunciato per possesso di un tirapugni
e due giovani sono stati segnalati invece alla prefettura perché trovati in possesso di sostanza stupefacente. I controlli dei carabinieri hanno anche riguardato i pregiudicati che si trovano ai domiciliari e il traffico veicolare in entrata nell'area Venafrana, nonché quattro esercizi pubblici. Sono state complessivamente controllate durante tutto il weekend 90 persone, di cui 5 pregiudicati. Ed è stato inaugurato oggi a Campobasso il Giardino della Rinascita, dove si potranno mettere a dimora degli alberi che ricordano delle persone scomparse. Da oggi Campobasso ha il suo Giardino della Rinascita. È stata presentata l'area verde che l'amministrazione comunale ha deciso di istituire per permettere a tutti coloro che ne avessero il desiderio di mettere a dimora un nuovo albero in memoria di una persona cara scomparsa. Il Giardino della Rinascita, realizzato in un lotto di terreno posto tra via De Pretis e Contrada Cese, derivante da cessioni urbanistiche del passato, passa così da spazio abbandonato a luogo dove memoria, natura e socialità potranno trovare una nuova forma di armonia. È un bel prato, diciamo, quindi è un'area sicuramente gradevole dove si potrà venire qui, segnalo, non è un cimitero assolutamente, anzi deve essere un posto vitale dove però si viene qui nel silenzio, nella riflessione, magari a ricordare la persona cara e al tempo stesso, perché no, prendersi cura della pianta, magari per innaffiarla d'estate, per potarla, per concimarla, insomma un rapporto diretto tra natura e in questo caso anche cultura e cura del territorio. Con l'assessore all'ambiente, anche il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, e la presidente della Commissione Consiliare Ambiente, Evelina D'Alessandro. Chiaramente ci sarà da fare una richiesta, la persona o le persone che vogliono far piantare un albero sceglieranno un albero, ce lo comunicheranno e ci accorderemo per farlo piantare. All'inaugurazione anche molti cittadini convinti che il Giardino della Rinascita potrà diventare un parco botanico capace di offrire momenti di serenità e riflessioni a quanti vi si recheranno per ricordare i propri cari, curandone gli alberi a loro dedicati. Signora, lei cosa pianterà per ricordare chi? Allora, io pianterò un albero d'ulivo per ricordare mia madre, che è morta 60 anni fa, quando ero una ragazza. E quindi sono molto felice di questa iniziativa. È il momento del meteo, scopriamo insieme che tempo farà in Molise nelle prossime ore. Previsioni del tempo per martedì 9 febbraio. Sul Molise rimane attivo un flusso instabile responsabile di un nuovo peggioramento. Previste piogge e temporali per tutto l'arco della giornata, venti deboli, mare molto mosso. Queste le temperature nel dettaglio: Campobasso minima 7, massima 12, Isernia minima 8, massima 14, Termoli minima 12, massima 18, Venafro minima 8, massima 13 gradi. E tra poco lo sport, solo qualche attimo di pausa, restate con noi. Ed eccoci di nuovo insieme per parlare di sport. Partiamo dal calcio di Serie D con tutti i risultati delle partite che si sono giocate ieri nel girone F, era la 16ª stagionale, 2-1 tra Aprilia e Montegiorgio, Fiuggi Campobasso 1-2, Olimpia Agnonese Castelfidardo 0-2, rinviata Pineto Matese, Porto Sant'Elpidio Vastese 0-1, Giulianova San Nicolò 0-2, Recanatese Vasto Girardi 2-2, Rieti Castelnuovo 3-4, Tolentino Cinzialba Longa 0-1. Vediamo che in classifica, in testa, c'è sempre il Campobasso che deve recuperare ancora due partite a 33 punti. In seconda posizione il Castelnuovo Vomano a 30 punti e non ha partite da recuperare. In terza posizione il San Nicolò Notaresco con 28 punti, quindi a meno 5 dal Campobasso e deve recuperare due partite proprio come il rosso-blu. Il Vasto Girardi è in quarta posizione con 24 punti insieme al Castelfidardo e ne deve recuperare una di partita. E andiamo poi in fondo, c'è l'Olimpia Agnonese che ha rimediato la quarta sconfitta consecutiva e c'è stato l'esonero del tecnico senigallesi di cui parleremo più avanti, a soli 3 punti insieme
al Porto Sant'Elpidio. E quindi andiamo a vedere questa importantissima vittoria in trasferta del Campobasso per 2-1. Il Campobasso lascia nello spogliatoio il fioretto ed impugna la spada su un campo al limite della praticabilità e centra la quarta vittoria consecutiva grazie ad una prova concreta e di sostanza. Il primo squillo di tromba è di Candellori, ma la mira è da rivedere. Sugli sviluppi di un angolo, minuto 14, il lupo passa. Sul cross di Candellori c'è scritto da spedire alle spalle di Novi Cogliati. Ubbidisce, si sblocca e porta i suoi in vantaggio. Campobasso legittima il vantaggio con questa bomba di Van Zan che avrebbe meritato una sorte diversa. La traversa ancora trema, Novi ringrazia. Tutto qui il primo tempo, squadra negli spogliatoi per un tè caldo. Nella ripresa il Fiuggi reagisce con Cifarelli, il più pericoloso dei suoi, piga e attento. Al minuto 65 il raddoppio, il gol della sicurezza. Il professore Cogliati si mette in proprio e non lascia scampo ai laziali, gol bellissimo per preparazione ed esecuzione. Poco dopo i padroni di casa tornano in partita con Gaetani che accorcia le distanze. Nei minuti finali il forcing locale produce solo qualche brivido. Il Campobasso è bravo nel difendersi, piga, attento anche nelle uscite. Il lupo vince, resta in vetta e dimostra di saper lottare su ogni pallone. Così la Lega Pro è più vicina. Continua a veleggiare in classifica ed è in piena zona playoff il Vasto Girardi. Ancora un punto contro una squadra fortissima in trasferta, la Recanatese. Vediamo. Hanno dato tutto per superarsi Recanatese e Vasto Girardi, ma alla fine debbono accontentarsi di un punticino. A recriminare maggiormente sono ovviamente i giallorossi che non sono riusciti a sfruttare il doppio vantaggio. Partita vibrante dall'inizio alla fine, subito c'è una combinazione Pera Pezzotti con provvidenziale chiusura di un difensore ospite. Dal corner batte lo stesso Pezzotti con inzuccata di Brunetti appena giunto dalle retrovie, ma è tutto fermo per un fallo in area di rigore. Insiste la Recanatese che al 20° passa, traversone di Pezzotti, inesauribile sulla fascia, al volo Piccioni con deviazione di Guerra, palla sulla traversa che poi entra in rete con Pera che interviene a cose fatte. I padroni di casa proseguono il forcing e raddoppiano, sfera recuperata da Raparo, si invola Pera sulla sinistra, prima conclusione respinta dal portiere, ma ancora Pera che di sinistro insacca la sua quinta rete stagionale. I molisani a questo punto escono dal guscio, 39°, angolo di Raucci, smanaccia Santarelli e rimpallo pericolosissimo su Alessandretti, oggi all'esordio, con pallone in angolo. Poco dopo, ottimo inserimento del giovane Guglielmi che ci prova dal limite facendo davvero la classica barba al palo. Poco prima del riposo, gli ospiti accorciano, punizione dubbia concessa dal limite, perfetta l'esecuzione del capitano Ruggeri, palla che accarezza il palo e si insacca. La Recanatese parte alla grande ad inizio ripresa, splendida combinazione al volo Piccioni per a Piccioni, tiro di quest'ultimo che si spegne sul fondo. All'11° ci prova Pera che non trova la porta per questione di centimetri. Subito dopo il pari, l'arbitro sorvola su un fallo su Gomez e stavolta il bomber Mercai sfugge a Scognamiglio e rimette in area per l'ottimo inserimento di Pesce che di testa batte Santarelli. Reagisce la Recanatese, traversione al volo di Pera, rischia tantissimo Ruggeri, ma Guerra si ritrova il pallone praticamente tra le mani. Iniziano a venir meno le forze della Recanatese, al 42°, Pera stoppa di destro dal limite, cerca di trovare l'angolino di sinistro, ma non ci riesce. I locali rischiano il patatrac al 44°, non si intendono, Senigallese e Santarelli si inserisce sulla traiettoria Mercai, il suo pallonetto sembra vincente ma Scognamiglio corona la sua splendida gara evitando la beffa sulla linea e salvandosi grazie anche alla traversa. Finisce così 2-2 e la Recanatese si deve accontentare facendo di necessità virtù ed attendendo tempi migliori. Dopo partita con animi accesi soprattutto da parte di un componente dello staff ospite. Ed ora vediamo la sintesi di questa nuova sconfitta arrivata in casa dell'Olimpia Agnonese che è costata la panchina a Senigallesi. Ancora una sconfitta, questa volta con uno scarto accettabile ma a preoccupare, a parte il risultato e la prestazione pressoché inesistente contro un avversario forte ma battibile. Vince il Castelfidardo con merito, l'Agnonese invece continua a leccarsi le ferite e la panchina di Senigallesi è sempre più in discussione. Bastano 33 secondi alla squadra ospite per sfiorare il vantaggio, il palo salva il portiere Landi. Al 21°, il Castelfidardo torna a farsi vedere, Braconi non è impeccabile. 4 minuti dopo, contatto Marfella Rossini,
per il direttore di gara e calcio di rigore sul dischetto. Giampaolo sceglie la potenza, palla sul palo, Landi tira un sospiro di sollievo. Finalmente l'Agnonese, siamo alla mezz'ora, Maniscalchi, uno dei pochi a salvare la faccia, mette in difficoltà David, palla in angolo. La prima frazione si chiude con questa conclusione di Giampaolo. Landi nella circostanza è attento. Squadre negli spogliatoi, ti aspetti la reazione granata invece a passare. Minuto 17 è il Castelfidardo con un imperioso colpo di testa di Braconi. Landi nella circostanza non può farci nulla. Il portiere degli altomolisani invece impreparato su questa conclusione di Cusimano, qui avrebbe potuto e dovuto fare di più. La reazione locale in questa punizione di Carnevale e in questa conclusione da distanza siderale di Chiavazzo, troppo poco per un Agnone che continua ad affondare senza reagire. A fine gara bocche cucite e società che valuta le prossime mosse. E quindi poi è arrivato l'esonero per mister Senigallesi, a cui il club granata ha augurato le migliori fortune. Andrea Liguori è il nuovo allenatore dell'Olimpia, che nel pomeriggio ha già diretto il primo allenamento allo stadio Civitelle in vista del recupero di mercoledì a Tolentino. Ad Agnone Liguori ha portato con sé il suo secondo e preparatore atletico, Filippo Ridolfi, classe 75, campano ma abruzzese d'adozione. Liguori vanta esperienze da allenatore in seconda sulle panchine del Losanna, Tour e Laval, al fianco dell'ex attaccante del Milan Marco Simone, e nel suo curriculum ci sono anche esperienze col Bellinzona e con la Primavera del Napoli e quella dell'Avezzano. L'accordo con Liguori conferma, se ce ne fosse bisogno, la ferrea volontà di dare una sterzata al cammino sinora affrontato dall'Olimpia, che possiede le potenzialità per raggiungere la salvezza diretta. Queste sono le parole che ha pronunciato Daniele Trotta della dirigenza granata. Nelle prossime ore la società ufficializzerà l'arrivo di un difensore centrale, mentre continua a sondare il mercato per potenziare la rosa. Ed ora parliamo di calcio a 5 di Serie A. Dimenticare subito la sconfitta di Lucrezia, partita più brutta del Cusmolise secondo il tecnico Marco Sanginario. Bisogna quindi ripartire di slancio già contro l'Atletico Cassano. Questo è l'obiettivo del CLN Cus, che domani con calcio d'inizio alle ore 15 scenderà sul parquet del Pala Unimol e completerà contro i pugliesi nel novero del recupero della settima giornata il proprio percorso nel girone d'andata del raggruppamento C. Un successo sarebbe sinonimo di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. Intanto dal mercato ci sono da registrare gli innesti di due elementi conosciuti agli appassionati del territorio, come Damiano e Valletta. Sul fronte dell'organico, recuperati il portiere Roman Ross e il millennial Triglia, restano da valutare invece le condizioni di Barrichello. E oltre al Cusmolise restiamo sempre a parlare di calcio a 5, ma ci spostiamo nel campionato di Serie B. Domani scenderanno in campo anche la Chaminade e lo Sporting Venafro per i recuperi dell'ottavo turno del girone G, entrambe in trasferta. A inaugurare la sequenza alle 17 a Crosia in Calabria sarà lo Sporting Venafro, ospite del Mirto. Un'ora più tardi invece a Cisternino in Puglia scenderà in campo la Chaminade Campobasso, che dovrà affrontare la vice capolista Itria, reduce dal successo tondo di Venafro, e appunto il match a cui si riferiscono queste immagini. È tutto per questa edizione, che vi ricordo potete rivedere online tramite la nostra pagina Facebook oppure il sito teleregionemolise.it. Grazie di essere stati in nostra compagnia e arrivederci.